Ok, ciao ragazzi, siamo in modalità selfie, eh, siamo qui in Lombardia, come sapete oggi è il 10 di marzo, tutto quello che è successo, <ride> chiusura da Lombardia, adesso chiusa, zona rossa tutta l'Italia, il movimento è poco e siccome a me di fare proprio niente non va, eh, faccio qualche recensione, visto che adesso ho il tempo che non avevo prima. Oggi recensisco A30S, ah, non buttiamoci giù perché il mondo va avanti, quindi io vado cerco di dare il mio contributo in questa maniera quindi oggi facciamo una recensione a 30s eh, un telefono che a mio parere andrà a scontrarsi con i best buy della Xiaomi e quella della Realme che stanno uscendo adesso comunque come, come, come appunto quel genere di telefono mm, interessante tre fotocamere infiniti V display ma andiamo a vedere nel dettaglio questo nuovo, che non è nuovissimo, comunque questo nuovo Samsung Galaxy A30S. Passiamo al video, dai. Cominciamo, partiamo con l'unboxing. Ok, sfiliamo la nostra scatoletta e vediamo cosa offre appunto. Cosa ti dà in dotazione Samsung per questo 30S? Va bene, le solite guide e garanzia. In più ci sarà anche dentro la clip per rimuovere la sim, che è qua uh, il nostro A30S. Quindi il device, che ripeto: qualità prezzo secondo me è molto, molto interessante. Connettore di ricarica fast charger, cuffia con jack, come vedete. Caricatore e clip per rimuovere la sim. Ok, in pratica Samsung Galaxy A30S, eh, motorizzato Android, un touchscreen, quindi lo schermo è da 6 e in orizzontale la risoluzione è da eh, 1560 x 720 pixel allora sul versante della funzionalità non manca davvero nulla a questo telefono lo potremmo mettere comunque nella categoria best buy quindi qualità prezzo eh, buoni anche la risoluzione delle tre la è di 5774 x 4330 pixel. Eh, registra video in Full HD a risoluzione 1920 x 1080 pixel, quindi eh, ottima qualità. È motorizzato appunto con la PE Novel, eh, Android 9 con la UIPE processore di Samsung Galaxy A30S è un Cortex A73. 1 uh, giga 6 quindi uh, scusate 1 giga 8 e, e un coprocessore un cortex a 53 da 1 giga 6 giga di RAM e in questo caso 64 giga di uh, ROM quindi Memoria interna è espandibile fino con un SD fino a 512. Eh, questo telefono è l'AmoLED, un super AmoLED. Quindi, come schermo, mm, le fotocamere sono da 25 megapixel più 5 più 8. Fotocamera frontale da 16 megapixel, come dicevo prima, appunto, registra video in full HD da 30, eh, in 30 FPS. In sostanza, eh, credo che eh, mh, Samsung Galaxy A, eh, A30S, andrà a eh, diciamo a competere con i Best Buy, tipo appunto Redmi Note 8, hanno più o meno le stesse dimensioni, come vedete. È un po' più spesso il Redmi Note 8, la fotocamera è un po' Meglio perché è un 48 megapixel, comunque, di fatto, questo è quello con cui andrà a competere. Questa è la fascia di prezzo e anche il tipo di dispositivi. La differenza fondamentale, forse, è che questo ha un AMOLED e questo ha un TFT IPS retroilluminato. Che fa la differenza nella visualizzazione, ma la differenza c'è anche nel costo della riparazione nel momento in cui vi cade e rompete lo schermo, perché questo costa meno e questo costa ovviamente di più. Quindi, facendo un riassunto di tutta la cosa, uh, Galaxy A30S è un telefono, un best buy, chiamiamolo così di Samsung che andrà a competere con telefoni del calibro di appunto Redmi 88, Huawei Y, Huawei P30 Lite su questo genere qua è un bellissimo telefono. Il prossimo video che farò, se riesco, è una comparazione, uno speed test tra i due. Eh, non ha la lo sblocco biometrico quindi avrà sicuramente lo sblocco facciale. Ma quando lo attivo e lo provo sul campo lo vedremo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.